Giusy Mainardi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare di un libro che è veramente molto particolare, a cominciare dalla parte estetica, dall'uso della carta, e per arrivare poi fino al contenuto, perché se è importante il contenuto, è importante anche il contenitore per certi aspetti, perché come si diceva un tempo, il carattere di un libro non è solamente nella storia, e questo è molto importante. Questa frase si riferiva al carattere tipografico, ma si può estendere anche alla confezione, alla grafica e a tutte le cose che, senza scendere nel tecnico, compongono la parola libro. Giusy Mainardi è insieme con noi per raccontarci il suo libro intitolato Vermouth di Torino, dai liquoristi del Settecento, il vino profumato che inebria il mondo. E lo pubblica la casa editrice Kellermann, la casa editrice del Veneto, esattamente, non vorrei sbagliarmi, ma di Vittorio Veneto. Ed eccoci qua, Giusy Mainardi, a sorseggiare il bicerin di Vermouth, perché è una storia, l'ho detto in piemontese, perché è una storia molto piemontese, molto soprattutto torinese. E oggi come oggi il Vermouth sta avendo una nuova primavera, c'è veramente un'attenzione molto, molto importante, ma proprio perché c'è questa attenzione molto importante, è altrettanto importante saperne di più sul Vermouth. Anzitutto io vorrei, leggendo dal risvolto di copertina, comprendere una cosa su Giusy Mainardi, che è docente di storia della vite e del vino all'Università di Scienze Agrarie dell'Università di Torino. Ora, lei può dirmi che la sua materia, il suo campo di ricerca è un campo come un altro, ma mi creda che è molto affascinante leggere una docente di storia della vite e del vino. Bellissima cosa la storia della vite, e quanto ha da raccontare in questa materia, Giusy Mainardi? No, veramente ha usato l'aggettivo giusto, affascinante, perché la storia della vite e del vino non è una storia che è confinata in un blocco monolitico, ma è una storia aperta che ha dei contatti con tutti gli aspetti della storia umana. Da quando il vino è stato prodotto per la prima volta, ha sempre partecipato dei progressi, delle conoscenze, ma delle abitudini sociali, è entrato nella filosofia, è entrato nella letteratura, è entrato in tutti gli aspetti della vita dell'uomo, e quindi è questa che la rende affascinante, questa rete di rapporti con la storia dell'umanità. E quindi è molto interessante come da studiare, come materia, come aspetto da studiare, e si continuano a imparare sempre delle cose, non si è mai finita. Certamente non si finisce mai di imparare, neppure restringendo il campo alla parola Vermouth, perché ho avuto modo, per esempio, alcuni giorni fa di prestare attenzione in un negozio di vino allo scaffale dedicato ai Vermouth, e io mi sono chiesto, e lo chiedo a lei, Giusy Mainardi, ma tutta questa attenzione, pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, secondo lei c'era? È un'attenzione che, devo dire, si sta affermando e sta aumentando, specialmente negli ultimi 5 anni, oserei dire. Dopo aver conosciuto dei successi grandissimi, parliamo dell'Ottocento, arriviamo fino alla metà del Novecento, quando veramente il Vermouth è, per mille ragioni, il re degli aperitivi, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Conosce un boom fantastico, ma è un prodotto della tradizione ed è un prodotto sempre vivo, e quindi è un prodotto che vive una storia di 3 secoli, dal 1700 fino a oggi, e quindi si capisce bene come in 300 anni tante cose cambino. E anche gli interessi per prodotti, anche prodotti come il Vermouth, possano mutare, possano affievolirsi o possano
aumentare moltissimo, come sta succedendo proprio negli ultimi anni. Tanto è vero che proprio l'Unione Europea ha riconosciuto recentemente l'indicazione geografica del vermouth di Torino. E questo non è una cosa puramente teorica, è una cosa molto importante, perché è il riconoscimento ufficiale di quello che va a formare l'anima del vermouth di Torino, l'anima di questo vino aromatizzato, e cioè un'area ben precisa di produzione, che è Torino, che è il Piemonte, delle specifiche tecniche di produzione e poi naturalmente le forti valenze collegate a una lunga tradizione e il fatto di essere inserito in legami sociali, in legami culturali molto, molto stretti. E poi diciamo anche, come riprendendo le parole che vedo in prefazione di Roberto Bava, che è il presidente del Consorzio del Vermouth di Torino, diciamo anche questa che è una cosa importante, che l'IGP Vermouth di Torino è una bella storia italiana, una di quelle che ci riempiono d'orgoglio per le cose fatte bene. Ecco, io vorrei proprio sottolineare per le cose fatte bene, perché la preparazione del vermouth, che mi era più o meno sconosciuta prima di leggere questo libro, è una preparazione veramente che ha fatta con cognizione di causa, no? con una certa esperienza, con una ricerca, perché qui stiamo parlando di erbe, stiamo parlando di fare un insieme che sia armonico e che il dolce si combini all'amaro, che insomma abbia un suo carattere, ed è questo il vermouth. La produzione del vermouth è veramente il frutto di un'arte, di un'arte, di conoscenza, di esperienza. Oserei dire che c'è la tecnica, perché ovviamente bisogna avere delle conoscenze tecniche molto profonde, ma c'è anche un aspetto che è quasi un po' magico, perché si collega proprio ai profumi delle erbe aromatiche, delle spezie esotiche, che sono spezie che vengono da tutti i continenti, e di queste piante la principale è l'assenzio, come indica anche il nome vermouth, ma forse possiamo anche tornarci dopo sul nome. Ma oltre all'assenzio ci sono anche molte altre piante che vengono utilizzate, altre spezie, e il loro equilibrio deve essere gestito veramente con arte. Di queste piante si usano i fiori, le foglie, i semi, le cortecce, i rizomi, le radici, e bisogna estrarre da queste parti delle piante che vengono usate fresche oppure secche, intere, iniziate, spezzettate o ridotte in polvere, e tutto si devono, queste piante si devono da questi piante si devono estrarre gli aromi per arrivare a ottenere un prodotto armonico, equilibrato, unico. E se ne usano tantissime di erbe e spezie, c'è una grande scelta, sono un'ottantina le erbe e le spezie che vengono utilizzate. Ma vorrei dire che non è tanto il numero di erbe, di spezie che entrano nella ricetta, quanto l'armonia finale che si riesce poi che si riesce a raggiungere. Ed è lì il problema della grande capacità di chi crea per l'appunto il vermouth. Ma veniamo alla parola vermouth, perché anche qui una storia, se vogliamo, bizzarra, no? di una parola tedesca che poi viene aggiustata, per così dire, no? nella sua scrittura. E come mai? È molto curiosa questa la storia di questo nome. Abbiamo vermouth di Torino proprio, come dice il nome, perché è un prodotto che nasce a Torino, e poi c'è questa parte invece di nome, che è un nome straniero. Il nome vermouth è il nome della pianta officinale dell'assenzio, che si chiama così appunto in tedesco. Che si domanda come questa parola passi dal tedesco a indicare un prodotto così specificamente torinese. Questo si lega storicamente a dei rapporti di parentela
che c'erano tra la casa degli, tra la casa di Savoia e la corte di Vienna. E nelle mie ricerche su fonti archivistiche ho trovato la prima citazione di Vermut in area torinese, in area piemontese, proprio nei documenti della casa del duca del Chiablese, che era Benedetto Maurizio di Savoia, e per parte di madre era il nipote dell'imperatore Francesco I di Lorena, cugino primo di quello che sarebbe diventato l'imperatore Giuseppe II d'Asburgo, che era suo coetaneo. Questo per dire che c'erano dei rapporti di parentela molto stretti, che prevedevano visite, contatti, e prevedevano anche degli scambi di cultura gastronomica. Questi documenti della casa del Chiablese, ho trovato che venivano inviati alla corte di Vienna i cioccolatini diablottini, i tartuffi, i formaggi vacchiarini, tante delicatezze specifiche del Piemonte, di Torino. E poi ovviamente non è da stupirsi che viceversa si fosse venuti a contatto e a conoscenza di questo vino che si produceva nell'area austriaca, l'area austro-ungarica. E questo vino veniva chiamato Vermutwein, cioè vino all'assenzio, ed è l'erede di una tipologia di vino molto antica, è una storia molto lunga, perché i vini all'assenzio si producevano già presso i popoli antichi dei Greci, dei Romani, poi sono passati nelle ricette medievali, poi sono passati nelle farmacopee rinascimentali, farmacopee perché erano considerati principalmente dei vini medicinali. Stiamo parlando, mi scusi Giusy Mainardi, stiamo parlando di vino bianco o rosso? Stiamo parlando inizialmente di vino bianco. Il vermut realizzato bianco con delle caratteristiche ambrate molto calde, e che poi all'inizio del Novecento diventano proprio più scure, e c'è la nascita della tipologia del vermut rosso. Però tornando un attimo al Vermutwein, perché questi vini all'assenzio venivano definiti letteralmente vino all'assenzio, quindi in tedesco Vermutwein, vino all'assenzio, lì nasce questa tipologia di vino, che non è in area austro-ungarica, prende una connotazione meno medicinale e più di gradevolezza sensoriale, se vogliamo. Quindi è così che questo vino viene conosciuto a Torino, ma a Torino trova un terreno fertilissimo, perché a Torino c'erano dei maestri confettieri e distillatori che erano conosciuti in tutta Europa per la loro abilità. C'era addirittura una corporazione dei maestri confettieri, liquoristi e distillatori, e sono loro che prendono queste ricette, poi le elaborano con altre ricette, con delle preparazioni originali, personali, che cambiano da bottega a bottega, però mantengono sempre, pur in queste variazioni, mantengono sempre l'assenzio come pianta aromatica di riferimento, che rimane quindi anche nel nome Vermut. E l'importanza dell'assenzio è tanto grande che anche oggi nel disciplinare la legge prevede che ce ne debba essere una quantità ben precisa. Non ci può essere un Vermut di Torino se non c'è questa parte di assenzio, fissa, sempre. Ed è importante questa attenzione, questo protocollo, potremmo dire, perché è un rispettare il contenuto per avere un prodotto sempre all'altezza, non solamente del mercato, ma all'altezza della qualità, riprendendo le parole del presidente del consorzio, per le cose fatte bene. E adesso facciamo un salto in avanti, Giusy Mainardi, e arriviamo a che il vermut è già molto conosciuto e riconosciuto, e nei primi del Novecento si arriva niente meno che all'happy hour con il vermut. Ovviamente non era chiamato happy hour, ma si arriva alla definizione dell'ora vera di Torino, come l'ha definita Guido Gozzano, l'ora vera dell'aperitivo, no? Torino all'ora del vermut, l'ora in cui la sua faccia si colora e il suo sangue circola più rapido e più caldo, così scriveva Edmondo De Amicis.
quindi il vermouth entra anche a buon diritto, sì, nel tempo nel tempo sociale dell'aperitivo, ma entra nella letteratura. Sì, perché quando qualcosa è importante a livello culturale, entra anche nella letteratura, che è una grandissima espressione dell'animo umano. E quindi si parla di vermouth anche in letteratura, si parla di quest'ora affascinante, di quest'ora particolare, che è l'ora, appunto, l'ora vera di Torino. Siamo al tramonto, il cielo si accende di colori, dei colori bellissimi, le Alpi si accendono e tutte le strade, i portici, le piazze di Torino si animano di tante persone che sono letterati, professionisti, o ci sono i soldati con le uniformi, con le decorazioni tutte luccicanti, tutti e vari professionisti, borghesi, tutti si riuniscono nei diversi bellissimi bar torinesi per il rito dell'aperitivo che sta nascendo. E cosa interessante, proprio il fatto che anche il fatto che questo vino aromatizzato, profumato alle erbe, alle spezie, ha un qualche cosa di raffinato, di elegante, che si ritiene adatto anche alla signore e alle signorine. Quindi a quest'ora del vermouth partecipano anche le signore e le signorine senza vedere intaccata la loro reputazione. Stiamo parlando per il momento, Giuseppe Inardi, di vermouth bevuto semplicemente da sé, quindi senza aggiunta di altri prodotti, immagino. Sì. È così che nasce inizialmente il consumo del vermouth di Torino. A Torino, in Italia, perché poi si diffonde anche in tutte le grandi città italiane, nei circoli VIP, ma anche nei circoli più popolari, ma anche nelle case si beve e si offre l'aperitivo al vermouth di Torino. Ci sono proprio nelle credenze delle stanze buone della casa, ci sono proprio i bicchierini per il servizio del vermouth, che sono dei bicchierini piccoli, molto curati, molto belli, piccoli, proprio perché il vermouth viene servito puro. E sarà poi soltanto negli anni 20, a partire dagli anni 20 del Novecento, che anche in Italia arriva la moda americana del cocktail, cioè del bere miscelato. Però prima di arrivare al bere miscelato, Giuseppe Inardi, vorrei fare un passaggio che è sempre molto interessante, che è un passaggio dedicato all'estetica, certo, ma attraverso quell'estetica si comprende anche nel suo messaggio la forza di un prodotto, ovvero stiamo parlando delle etichette. Certo che le etichette di questi aperitivi erano veramente molto particolari, erano veramente un collage di tante cose messe insieme, si faceva vedere l'uva, si faceva vedere lo stabilimento, per esempio alcune etichette hanno niente meno che la ferrovia che entra nello stabilimento per far vedere al cliente la forza enorme di un'azienda e così via. Giustissimo, giustissimo. Le etichette del vermouth di Torino sono qualcosa di unico, di veramente particolare. Basta guardarle e prima ancora di leggere la scritta vermouth di Torino, tu capisci già che quella è un'etichetta per il vermouth, proprio perché pur nella diversità delle diverse case, dei diversi marchi, ci sono dei canoni costanti. Che sono rappresentati dagli aspetti grafici, dai colori, dal tipo delle scritte, dalle immagini, e dove si sottolinea appunto il legame con Torino, gli aspetti del territorio di produzione, il pregio dei clienti forniti, tra i quali c'erano diverse case reali, poi l'italianità si sottolinea proprio perché il vermouth era uno dei prodotti italiani più conosciuti all'estero. Basti dire che a Parigi o a Londra, come anche a Venezia, capitava anche a fine 800, inizio 900, di sentire chiedere un Torino, per chiedere il vermouth di Torino. Quindi è un prodotto di italianità molto, molto marcata. E su queste etichette troviamo anche, cosa
una cosa curiosa, la rappresentazione di medaglie d'argento, di medaglie d'oro, e queste medaglie vengono da un altro pezzo di storia, che è il momento in cui il vermouth di Torino si inizia ad affermarsi sul mercato mondiale, sui mercati esteri, inizia a essere presentato alle fiere internazionali, a Londra, a metà dell'Ottocento, Dublino, Parigi, Vienna, anche Valparaiso, Filadelfia, Buenos Aires, Bruxelles, eccetera. In queste fiere riceve dei premi, riceve riconoscimenti, riceve medaglie, e queste medaglie vanno ad arricchire proprio queste le etichette, le rendono speciali, le rendono inconfondibili, voglio dire. È anche molto interessante il fatto che lei ha considerato l'immagine dei vagoni che entrano addirittura nelle aziende per essere caricati. Quello è un grandissimo simbolo di internazionalità, di modernità, perché è quella l'epoca in cui c'è una rivoluzione nei trasporti. Nel 1854 si inaugura la linea ferroviaria Torino-Genova, che è stata chiamata anche la ferrovia del vermouth, proprio perché collegava le zone di produzione del vermouth con il grande porto di Genova, che poi significava il collegamento con il mondo. Quindi si sottolinea proprio questa internazionalità, questa modernità, questo essere al passo con i tempi. Al passo con i tempi, e questo è molto importante per l'azienda, ma al passo con i tempi, nello stesso momento al passo con il gusto del mercato, perché i produttori di vino hanno anticipato il gusto del mercato, e questo è molto importante, hanno fatto un'azione straordinaria di posizionamento del prodotto. Ma finora abbiamo parlato di vermouth, ovviamente, ma dobbiamo citare anche alcune case storiche del vermouth che lei racconta in questo libro Vermouth di Torino, pubblicato dalla casa editrice Kellerman. Ecco, sono dei nomi, alcuni molto importanti: Martini e Rossi, poi il famoso Punte Mes. Ma tra questi troviamo dei nomi. Tra l'altro, la pubblicità del Punte Mes è il manifesto, è di Armando Testa ed è esposto al Museo di Arte Moderna di New York. Quindi è una cosa molto importante, molto interessante per il Vermouth di Torino. Ma non si preoccupi, stavo dicendo le piccole produzioni, almeno io le chiamo piccole, poi a quel tempo sicuramente erano importanti: Gancia, Carpano, Chazalet, Ulrich, Dottor Ulrich, se non ricordo male, e poi Berto, il quale faceva, e credo faccia tuttora questa azienda, anche il vermouth rosso, ed è stata una cosa simpatica leggerlo sull'etichetta Rousse da Travai, proprio perché per distinguere da quello un pochino più alto, ovvero il bianco. Anche qui c'è attenzione verso il cliente finale. Sì, sicuramente, ma la cosa bella è che veramente il vermouth incontra, cioè ci sono i vermouth per i gusti di tutti, dai più eleganti, raffinati, speziati, a quelli che hanno delle caratteristiche anche magari più facili, di un approccio più facile. E se non si beve puro, si può bere miscelato in questi cocktail così famosissimi, che si possono ordinare al bar o si possono anche preparare in casa se si ha un po' di sensibilità sensoriale e gli ingredienti giusti. Ma io mi affido, Giusy Mainardi, mi scusi, alla sua sensibilità sensoriale. Lei quale vermouth preferisce? Questa è una domanda non facile, perché è anche, non so come dire, è anche una questione di momenti. E allora facciamo una cosa, momenti della giornata, per accompagnare questa conversazione, se avessimo fatto questa conversazione vis-à-vis, no? Insieme a tavola o al tavolino del bar, che vermouth avremmo bevuto? Per questa occasione avrei visto bene un vermouth ambrato, un colore molto caldo e ha un gusto
tendente al dolce, però sempre molto equilibrato dall'amaro dell'assenzio. E si sente anche molto il profumo, il gusto della vaniglia. Direi che sarebbe questo un vermouth che poteva andare bene per chiacchierare un poco, bevuto, ma non bevuto liscio, direi, semplicemente così. Ed è la cosa, ed è la cosa migliore, bevuto liscio. Stava dicendo? Magari con due cubetti di ghiaccio. Ricordando uno spruzzino di scorza di limone, che va, ovviamente deve essere un limone non trattato, o la scorza deve essere liberata perfettamente dell'albedo, che è quella parte bianca che è amarissima. Quindi si deve prima spruzzare un pochino la buccia, poi si può anche lasciare come guarnizione, lasciare cadere nel vermouth. Ed è veramente qualcosa di eccezionale. Giusy Mainardi, autrice del libro Vermouth di Torino, dai liquoristi del Settecento, il vino profumato che inebria il mondo. È un vino veramente che accompagna il gusto alla scoperta veramente di questa straordinaria produzione piemontese. Un libro che consta di 120 pagine ed è pubblicato da Kellerman. Ma prima di salutarci, Giusy Mainardi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, non è mai uno solo, è più di uno, però la cosa che sto leggendo in questo momento è un libro sulla vita quotidiana nelle residenze dei Savoia, che mi serve sia così, sia come relax, sia come apprendimento di sempre di nuove cose. E poi e parallelamente, cioè in questo momento sto approfondendo questo tema. Grazie davvero. Recentemente a una mostra sugli splendori della tavola Palazzo Reale a Torino, e sto leggendo anche delle cose molto curiose su questi, su cosa avveniva alla tavola dei Savoia tra l'Ottocento e la metà e del quindi 90. Va da sé il libro Vita quotidiana, la corte dei Savoia, se non ricordo male, scritto da Andrea Merlotti. Merlotti è lui. Infatti. Grazie davvero, signora Mainardi, e buona serata. Grazie a voi dell'attenzione. Vorrei proprio soltanto aggiungervi, se ho parlato così bene di questo libro, che lo definirei in maniera, forse non so, in maniera un po' stravagante, un libro simpatico, perché leggerlo è un po' come ascoltare un amico che ti racconta con leggerezza, ma nello stesso tempo anche con profondità, ma anche con affidabilità, tutte le mille cose che ci sono da sapere su questo prodotto così tradizionale e sempre così moderno. Questo ci tenevo ad aggiungerlo. Mi fa piacere questa presentazione finale, Giusy Mainardi, perché mi ero veramente dimenticato, perché a volte qualcuno può pensare che sia un libro tecnico che viene raccontato in modo altrettanto tecnico, ma è un libro veramente per tutti, sia che si ami il vermouth, sia che uno può essere anche astemio, perché è un libro che racconta la storia del Piemonte, una storia sociale, racconta la cultura, tutto questo attraverso il vino. Grazie ancora a Giusy Mainardi. Grazie a voi.